Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video di Pimpongram. Ho fatto un po' di acquisti, mi vedrete con i guanti perché mi piacevano. Ho voluto aggiungerli. Allora ragazzi, senza giri di parole, ho acquistato queste carte che ho trovato in un negozio dell'usato e volevo scoprirle insieme a voi perché erano imbustate in una carta bianca e li scopriremo insieme. Ne prenderemo un mazzetto alla volta, 10-20 alla volta, li scopriremo insieme e mi direte voi poi se c'è qualche carta, non lo so, un po' più importante delle altre, i loro valori. Poi queste sono le carte che abbiamo spacchettato l'ultima volta e poi abbiamo comprato anche queste, quindi tra poco i codici per scaricare sul sito Pokémon saranno vostri al primo che li riuscirà a scaricare. E vi raccomando, lasciate un bel like, condividete, stiamo crescendo pian piano, ma stiamo crescendo. Condividete ai vostri amici, fategli sapere che abbiamo iniziato questa nuova serie di spacchettamenti e divertiamoci e vi raccomando, lasciate sempre dei commentini qui sotto perché è molto importante e anche perché non sono molto informato e quindi dovrete aiutarmi voi. Ok, ragazzi, ne prendiamo le prime 10. Ok, prendiamo le prime 10, queste le spostiamo. Ok, ragazzi. Ok. Trainer. Inglese, Fossil Evocation Kit, Magmar, ui mio, inglese, Joltik, inglese, Ghastly, Entei, Clefairy, Electabuzz. Ok. Ragazzi, abbiamo spacchettato le prime carte, ora nella prima decina. Ora ne spacchettiamo altre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Ok, Magma di nuovo, Machop, Trainer, Pika Pika, Evoluzione, Machop, Doodoo, Special Energy. E un'altra trainer. Ah, un'altra. Ah, è sempre un energy. Ok. Ok, ragazzi. Il video finisce qui. Nella prossima puntata ne spacchetteremo altre e poi ovviamente torneremo a queste qui. Ce ne sono un bel po' da spacchettare. Quindi se vi è piaciuto il video io continuo a dirvi di lasciare un bel pollice in su e soprattutto di commentare perché voglio veramente sapere se tra queste carte ce n'è qualcuno che magari può essere più importante delle altre, un po' più importante, io veramente non ne so praticamente nulla, quindi vi esorto ad aiutarmi a scoprire se c'è qualche carta più importante, qualche carta che vi piace di più rispetto a qualcun'altra. Detto questo io vi lascio un abbraccione. Alla prossima!